Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Tra Chiara Ferragni e Fedez la situazione diventa sempre più complicata? Sembrerebbe di sì, gli ultimissimi rumors che li riguardano non fanno presagire nulla di buono. È un periodo davvero difficile per la coppia più amata e controversa dello showbiz nostrano. Chiara Ferragni e Fedez sarebbero sull'orlo di una crisi non solo di nervi bensì coniugale. È quanto sostengono i ben informati vicino alla coppia ormai da qualche mese, in seguito allo scoppio del cosiddetto Pandoro Gate. Infatti tra di loro le cose sarebbero repentinamente naufragate. Già da qualche tempo voci di corridoio sostenevano che Chiara e Fedez stessero attraversando una crisi nera ma che grazie al supporto reciproco avrebbero poi superato le difficoltà. Con la vicenda giudiziaria che riguarda l'imprenditrice digitale, i problemi sarebbero tornati nuovamente a galla compromettendo irrimediabilmente il loro rapporto di coppia. Si parla già da qualche settimana di una separazione tra i due non ancora ufficializzata ma nota ai più. Alcuni indizi social fanno poi propendere per la verità di questa supposizione. Si vocifera infatti che le sorelle dell'influencer abbiano smesso di seguire il rapper. Inoltre sia Chiara sia Federico hanno cambiato le rispettive immagini del profilo, scatti che li vedono ritratti singolarmente o con i loro figli ma non in compagnia dell'altro. Come se non bastasse poche ore fa, alcune indiscrezioni hanno acuito i dubbi e i sospetti. Crisi nera tra Fedez e Chiara? Gli ultimissimi rumors confermerebbero il distacco. L'esperto di gossip Amedeo Venza ha pubblicato infatti una carrellata di in-stories sul suo profilo, svelando come avrebbe trascorso la serata Fedez. Il cantante avrebbe lasciato la festa con aria particolarmente adirata, al suo seguito sembrerebbe ci fossero la madre e la nonna. Era nero, si legge e parrebbe che sua madre gli abbia poi detto, Federico basta e che lui sarebbe poi andato via con l'assistente. Si mormora che avrebbe avuto un litigio con Chiara e che si trovassero in una ludoteca. L'influencer a corredo della stories ha scritto, e vabbè sono persone come tutti, anche loro litigano. Le stories hanno fatto il giro della rete ed in men che non si dica l'attenzione si è nuovamente spostata sulle loro vicende e sulla presunta crisi che le avrebbe attanagliati già da qualche tempo. È opportuno dire che, né Federico né Chiara hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio, dunque per il momento si tratta di congetture e di supposizioni seppur taluni sostengono che ormai, il loro rapporto sia definitivamente giunto al capolinea. Nonostante il periodo difficile entrambi hanno intenzione di concentrarsi soltanto sul benessere dei loro figli per proteggerli dal clamore mediatico.